Buongiorno a tutti, noi abbiamo raggiunto il luogo dove questa mattina è stato trovato senza vita Sebastian Di Toro, il trentenne di Popoli Terme che si era allontanato alle 9.30 dello scorso 10 luglio dalla sua abitazione con l'auto, facendo perdere le tracce. Alle mie spalle vedete proprio quello, il punto, il sentiero che Sebastian avrebbe imboccato con la sua autovettura per allontanarsi di circa 700-800 metri. Lì è stato trovato questa mattina da un pastore che portava le mucche al pascolo, ha notato la vettura e poi il corpo senza vita del giovane all'esterno dell'abitacolo. Sul luogo del tragico ritrovamento c'era anche una pistola che sembrerebbe essere regolarmente detenuta, stando alle prime verifiche e alle prime informazioni raccolte, poiché il giovane aveva effettuato un corso specifico per il rilascio del porto d'armi, ma questo lo chiariranno le indagini dei carabinieri e della compagnia di Popoli ancora in corso. Al momento gli elementi raccolti fanno ipotizzare un gesto estremo, un gesto pianificato nel dettaglio posto in essere. Sul posto il medico legale Cristian Dovidio, incaricato dalla Procura della Repubblica di Pescara, sta effettuando una ricognizione cadaverica per accertare se la morte risale, come si pensa, 2 giorni fa, quindi proprio qualche minuto dopo la denuncia di scomparsa da parte della madre alla caserma dei carabinieri. Ma sul luogo è stato effettuato anche un sopralluogo del reparto specializzato dei carabinieri del RIS, che stanno ispezionando nel dettaglio l'area dove è stato rinvenuto il cadavere. Una notizia che ha gettato letteralmente nello sconforto tanto la comunità di Popoli Terme quanto lo stabilimento Granguizza, dove il giovane lavorava come operaio. Stando a quanto riferito dalla madre, non aveva problematiche di nessun tipo, né per quanto riguarda i rapporti familiari né a livello economico. Per questo le indagini stanno scavando ora nella sfera privata. In ginocchio anche il piccolo centro di Musellaro, che è una frazione del comune di Bolognano, dove i genitori avevano proprio origini di Musellaro, dove vivevano i nonni, quindi verosimilmente è un posto che Sebastian conosceva bene. Al momento non sono arrivate indicazioni dal magistrato su un'autopsia, tutto dipenderà dall'esito della ricognizione cadaverica che è in corso. Per gli inquirenti non ci sono dubbi, certo si sta indagando per non lasciare nulla al caso. Formazione del personale dipendente, ma solo sulla carta, per ottenere crediti d'imposta inesistente. La Guardia di Finanza di Sulmona ha smascherato la frode condotta da 2 imprese operanti nella gestione delle strutture per anziani tra Valle Peligna, Marsica e Alto Sangro. Le 2 aziende hanno dichiarato di aver speso 800.000 euro per la formazione del personale dipendente al fine di ricevere l'incentivo comunitario finanziato dai fondi PNRR. 14.000 ore di formazione solo sulla carta, con tanto di registri didattici e delle presenze, ma sui banchi anche i dipendenti non sono mai andati, poiché quelle lezioni non sono mai realmente state erogate. A nulla è valsa la rappresentazione documentale presentata agli agenti dalle Fiamme Gialle. Un danno erariale allo Stato, arrivato anche grazie alla presunta complicità di revisori legali e della società di consulenza. Profili professionali che all'occorrenza hanno elaborato e predisposto attestati e certificazioni e risultati totalmente inattendibili. La formazione, secondo quanto ricostruito dagli agenti diretti dal capitano Cecilia Tancredi, di fatto non è avvenuta né in presenza né in modalità remota. Il meccanismo fraudolento è venuto alla luce all'esito delle indagini condotte dalla finanza. Una truffa basata sulla creazione di crediti d'imposta inesistenti per la successiva compensazione illecita in serie di versamento delle imposte dovute, con un ingente danno alle casse erariali. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, infatti, le imprese beneficiarie del credito hanno azzerato quasi del tutto il proprio debito tributario e contributivo, ricorrendo all'istituto della compensazione orizzontale per gli anni 2022, 2023 e 2024. Inoltre, una delle imprese non aveva i requisiti giuridici per poter chiedere il beneficio. I 2 rappresentanti legali delle strutture residenziali per anziane, autori del sofisticato meccanismo di frode, sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Sulmona per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ma anche per l'indebita compensazione di crediti inesistenti.
Dopo la presentazione del palio è arrivato il momento di conoscere anche le sfide eliminatorie che caratterizzeranno la 28ª edizione della giostra cavalleresca di Sulmona, in programma in Piazza Maggiore l'ultimo fine settimana del mese di luglio, alle 16 corteo storico nel centro cittadino, poi alle 17:30 le gare. Si comincerà sabato 27 con i primi 7 scontri tra borghi e sestieri cittadini, sestiere di Porta Iavasseri contro sestiere di Porta Manaresca, Bonomini San Panfilo, Tomba, Pacentrano, Fili Amabili, Iavassari, Manaresca, Bonomini, San Panfilo, Santa Maria della Tomba e Borgo Pacentrano, Sestiere di Porta, Fili Amabili. Si proseguirà nella giornata di domenica 28 luglio con altre 7 sfide eliminatorie, nell'ordine Borgo della Tomba, Sestiere Manaresca, Pacentrano, San Panfilo, Iavassari, Bonomini, Fili Amabili, Santa Maria della Tomba, Manaresca, Pacentrano, San Panfilo, Iavassari, Bonomini, Fili Amabili. Al termine delle gare di sabato verrà stilata una prima classifica, i cui risultati saranno sommati a quelli del secondo turno di domenica. La classifica risultante consentirà di definire i nomi dei quattro borghi e sestieri che avranno accesso alla semifinale e si contenderanno la conquista del palio realizzato da Valentina Grimaldi, sulmonese, e Matteo Giannese, pugliese di origine, matteatino di adozione. Riflettori puntati sul vincitore in carica, Porta Manaresca, ad oggi il sestiere con il maggior numero di vittorie messe a segno, ben 8. Traguardo conquistato lo scorso anno grazie al successo del suo cavaliere Lorenzo Amelosso di Ascoli, che ha portato il sestiere di Largo Palizza in cima all'albo d'oro della rievocazione storica. Questi ed altri dettagli dell'evento saranno divulgati nel corso della presentazione nazionale in Senato. L'appuntamento è per mercoledì 24 luglio alle 16 nella sala Caduti di Nassiria a Palazzo Madama a Roma per la conferenza organizzata su iniziativa del senatore Guido Lieris e della consigliera regionale Maria Assunta Rossi. Per il terzo anno consecutivo Roccaraso si colora ancora una volta di bianco-rosso. Il piccolo centro dell'Alto Sangro, distante oltre 300 km, ha dato il benvenuto nel tardo pomeriggio di ieri al nuovo bar targato Mister Longo. Il club, guidato dal presidente Luigi De Laurentiis, soggiornerà nell'Alto Sangro fino al prossimo 24 luglio, svolgendo le sedute di allenamento sul manto erboso, il centro sportivo comunale di Roccaraso. 4. Le amichevoli in programma. Ormai siamo un punto di riferimento. L'economia di Roccaraso ha ottenuto vantaggi in questi anni di collaborazione, visto l'incremento delle presenze dei pugliesi sul nostro territorio, afferma il sindaco della cittadina Francesco Ridonato, che ha accolto i biancorossi. L'Alto Sangro resta quindi osservato speciale per i ritiri estivi dei grandi club. Oltre al Bari, si sta allenando in Abruzzo anche la Salernitana, a Rivisondoli, e nelle prossime settimane arriverà anche il Napoli, a Castel di Sangro. Ma è sempre una grande emozione ospitare una piazza così importante, una delle prime tifoserie in Italia, una città che conta 450.000 abitanti, una regione con 4 milioni di abitanti, quindi da un punto di vista mediatico, promozionale per il nostro territorio è un canale eccezionale. E l'abbiamo visto in questi anni, perché siamo al terzo anno di collaborazione, le presenze turistiche in Roccaraso sono, nel territorio dell'Alto Sangro, da parte dei cittadini pugliesi, sono notevolmente aumentate, sia d'estate che d'inverno. Poi abbiamo aperto ulteriori strutture, abbiamo finalmente aperto i campi di padel, si è sistemato le strutture del campo di tennis che erano connesse al campo di calcio, abbiamo rifatto il manto erboso secondo le esigenze della squadra, abbiamo migliorato la parte relativa alla palestra e abbiamo naturalmente soddisfatto tutte le esigenze tecniche di uno staff molto esigente ma molto preparato. Un testimonial d'eccezione per la campagna contro le truffe agli anziani, Lino Banfi, nonno libero della televisione italiana. L'Arma dei Carabinieri in questo periodo rivolge particolare attenzione ai soggetti più fragili, gli anziani. Già da tempo l'istituzione ha assunto efficaci iniziative a loro tutela, soprattutto in relazione alle truffe, un fenomeno sempre più diffuso e attuale anche in provincia dell'Aquila e nel centro Abruzzo. La scelta del nonno Italia è stata ispirata dall'esigenza, dal desiderio di avvicinarsi ancora di più agli anziani, con l'intento principale di trasmettere in modo diretto ed efficace consigli utili a tutelarsi dai raggiri. Per questo l'attore ha subito aderito all'invito dell'Arma dei Carabinieri. Questo è Vincenzo, mio cugino, e ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti.
Ecco, vedi, questa invece è Nunzia, abita vicino a me. Non le hanno consegnato un pacco dicendo che era dalla figlia, doveva anticipare subito i soldi. Ovviamente quello c'è cascato e nel pacco non c'era nulla. Queste sono le cose che a me mi fanno, capito? Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto c'è una fuga di gas. Io dico lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano. Lì non ne sentiamo tante storie così, per fortuna alcune hanno un lieto fine. È quello che dico io. L'importante è che uno pensi, questa è una truffa, e chiama i carabinieri. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi, chiamate l'112. Noi possiamo aiutarvi. Oh, aprite bene gli occhi, eh? Sabato 13 luglio alle ore 18 presso la terrazza del Palazzo Colella a Prato La Peligna, nell'ambito della rassegna letteraria Leggo per legittima difesa, verrà presentato l'ultimo libro di Raffaele Gianantonio, professore di storia dell'architettura presso l'Università Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara, intitolato L'architetto ed il diavolo, le tentazioni dei maestri del Novecento, pubblicato da Cassa Edizioni di Pescara. Quest'ultima opera di Raffaele Gianantonio tratti un tema antico come l'uomo, i rapporti tra architettura e potere. In particolare nel Novecento alcuni tra i più grandi architetti in Europa e anche negli Stati Uniti istituirono relazioni particolari e pericolose, tra virgolette, con regimi totalitari quali il nazismo di Hitler, il fascismo di Mussolini, il comunismo di Stalin. Solo recentemente la critica ha fatto cadere il velo che ammantava questa imbarazzante verità, tanto da costringere l'intero ambiente storico, politico e culturale che ruota intorno all'architettura ad operare una profonda riflessione. Di questo tema, che nel libro coinvolge figure importanti come quelle di Le Corbusier, Alvar Aalto, Eric Lloyd Wright, Philip Johnson, ma anche di grandi architetti italiani come Giuseppe Pagano, morto poi in un campo di concentramento. Discuterà con l'autore Chiara Buccini, ideatrice della rassegna, divenuta un appuntamento fisso per il nostro territorio in materia di editoria. Francesca Calasso e Pietro Becattini leggeranno inoltre brani scelti dal libro presentato. Porteranno il soldo dell'amministrazione municipale il sindaco Antonella Di Nino e Adele Ombruni, consigliere comunale con delega alla cultura. Luminita Nita è recentemente diventata la seconda ambasciatrice di Eurovero, un'organizzazione dedicata alla promozione del ciclismo sostenibile e alla sensibilizzazione sulle questioni ambientali. La sua nomina è avvenuta dopo un'esperienza trasformativa di 15 giorni, trascorsi pedalando con Bertrand, il fondatore di Eurovero. Durante questo viaggio, che l'ha portata anche in Abruzzo, a Popoli Terme, Luminita è stata profondamente colpita dalla missione di Eurovero e ha potuto vedere in prima persona l'impatto positivo che il ciclismo può avere non solo sull'ambiente, ma anche sulla salute e sul benessere delle persone. Sono partita da Romania il 9 agosto l'anno scorso. 12.000, 17, 17. Ho fatto Polonia, Romania, Polonia, Lettonia, Estonia, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Alemania, Olanda, Belgio, dopo Francia, Spagna, Portogallo, di nuovo Spagna, Francia, il sud e dopo Italia, adesso qua. Questa esperienza l'ha ispirata a unirsi alla causa e a diventare una voce attiva nella promozione del ciclismo come mezzo di trasporto sostenibile. Luminita porta con sé una passione contagiosa e una dedizione incrollabile alla causa. La sua nomina come ambasciatrice rappresenta un passo significativo per Eurovero, che continua a crescere e diffondere il suo messaggio in tutta Europa. Con il suo impegno, Luminita spera di ispirare sempre più persone a scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, contribuendo così a un futuro più verde e sostenibile. Arrivederci alla prossima, Popoli!